GF VIP 7, Luca Onestini dopo il faccia a faccia diretta con Soleil Sorge, era impreparata, ho vinto io perché. Dopo il duro faccia a faccia con la sua ex Soleil Sorge, Luca Onestini si è sfogato nella notte con alcuni suoi compagni d'avventura. Il concorrente del GF VIP 7 ha parlato della ragazza e come riportato da Bicci. It avrebbe rivelato di aver rifiutato una cifra importante per confrontarsi con Soleil durante la scorsa edizione del reality. Lei mi ha attaccato perché sono qui dentro. Ma scusa, l'anno scorso lei dov'era? Io di lei non ho mai parlato prima. Che poi è brutto, attaccare uno perché fa i reality è come screditare un programma. L'anno scorso mi hanno richiamato perché lei mi insultava. Io non sono venuto perché non mi interessava. Io non sono venuto, perché non mi importava nulla di quella persona. Mi hanno offerto cifre importanti per venire qui. E adesso vengo io qui e lei arriva e mi dice queste cose. Quindi è ovvio che ti rispondo. Che poi stasera chi era in difficoltà tra i due? L'impreparata era lei, e allora zitta e vai a casa. Ma io ho vinto perché avevo la verità in tasca. Tirava fuori i follower comprati per cambiare discorso. In un programma dove le regole dovrebbero essere uguali per tutti, io mi ritrovo una persona non imparziale. Se tu mi tiri un pugno, lei dice, la bocca di Luca ha battuto sul pugno di Attilio. Io di scheletri nell'armadio non ne ho e per questo vinco con lei. Io non ho vinto perché sono più bravo a parlare, ma perché dico la verità. Ma si facesse una vita. Ma è insoddisfatta e devi rompere i coi a me. Ma vai avanti. Come mai ce l'hai con me? Rosica, rosicherà forse. Non ci sono altri motivi. Mi ha fatto cornuto e continua a rompermi. Per me lei è nulla, non me ne frega un cavolo di lei. A me un anno fa per il GF VIP 6 mi volevano. Mi hanno chiamato per venire qui. Io gli ho risposto, sai che c'è? Non me ne frega proprio nulla. Mi richiamarono dopo 3 giorni. Triplicando l'offerta. Io dissi, non è la cifra, non mi interessa e non la voglio smirre. Trage de mine caracterul meu de fier. Că bai plai vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.